Ben trovati anche per la nostra pagina sportiva, calcio, motori e hockey nella nostra scaletta di oggi. Iniziamo da un nuovo arrivo per la Lucchese. In prestito per un anno alla società rossonera arriva Niccolò Chiorra, portiere classe 2001, il cui cartellino è di proprietà dell'Empoli. Chiorra però, nonostante la giovane età, ha già disputato 70 partite in Lega Pro, vestendo le maglie del Taranto e nell'ultima stagione del Mantova. E vi ricordo, tutte le sere alle 20, estate rossonera, l'appuntamento dal Centro Turistico Internazionale del Ciocco, dove la Lucchese è tuttora in ritiro, per le ultimissime di mercato, le interviste con i nuovi protagonisti della stagione rossonera. Andiamo al rally 2023 con tante novità per il rally Città di Lucca, che si è corso domenica sulle strade della provincia. Novità anche fra i vincitori: il numero uno è di Paperini. È stata una gara molto selettiva, perché sapevamo che l'elenco scritto era importante, grandi nomi di zona e di fuori. Ovviamente c'era Rudy, che non ha bisogno di presentazioni qui, però dai, filato tutto nel migliore dei modi e siamo riusciti a spuntarla. Thomas Paperini e Simone Fuini hanno vinto la 58esima Coppa Città di Lucca, valida come quinto appuntamento della Coppa Rally di Zona 6. La gara, organizzata da Automobile Club Lucca in sinergia con Maremma Corse 2.0 e New Lucca Corse, ha visto prevalere l'equipaggio pistoiese su Skoda Fabia Rally 2 Evo della DP Autosport. Il portacolori di Blue Thunder Racing si è aggiudicato 3 dei 6 passaggi in programma, precedendo la Fabia del Reggiano Tosi, affiancato da Angilletta. Al riordino di Metarelli, Rudy Michelini era secondo, l'11 volte vincitore della gara al volante della Citroen C3 Rally 2, condivisa con Luca Spinetti, aveva accusato nelle prime speciali una scelta di gomma non congeniale, accusando al parco assistenza un ritardo da Paperini di 3,5 secondi. I passaggi conclusivi su San Rocco, Terelli e Boveglio hanno dato vigore alle ambizioni di Tosi, che vincendo le ultime due speciali lo ha scavalcato sul secondo gradino del podio. Quarti Gabriele Ciavarelli e Michele Perna su Skoda Fabia Rally 2 Evo, al centro di una progressione finale impressionante per mettere subito dietro Luca Pierotti e Manuela Milli, rallentati da un'uscita di strada sulla terza prova. Prima delle due ruote motrici, la Peugeot 208 Rally 4 di Farina Zanni, per 1,5 secondi su Christopher Lucchesi, anch'egli interprete di una Peugeot 208 Rally 4. Siamo molto contenti, è stata una manifestazione avvincente, molto combattuta, che tra l'altro ha visto la partecipazione di molti ragazzi giovani, e voglio ricordare anche due equipaggi stranieri, uno rumeno e uno svedese, che hanno veramente dato un tocco di più di classe a questa nostra manifestazione. Il rally si è svolto grazie all'organizzazione dell'ACI, dei volontari, dei commissari di gara in maniera perfetta. È stata anche una gara molto avvincente, abbiamo visto insomma anche un vincitore che ha di fatto passato avanti insomma a quello che era l'atteso Rudy Michelini, quindi appunto i protagonisti sono andati molto bene, l'organizzativo è lo stesso, e poi abbiamo sperimentato questa location fra Piazzale Verdi e Piazzale San Donato, e grazie all'intenzione dell'ACI, che ringrazio, l'amministrazione comunale ha collaborato con l'ACI per organizzare quello che vedete un po' alle mie spalle, quello che era il Lucca Motor Village, che ha consentito comunque di portare la città attorno alla Città di Lucca, e devo dire che anche da questo punto di vista il bilancio è estremamente positivo. Quindi... Chiudiamo con l'hockey, l'Italia ottiene il terzo posto agli europei. Questa volta i rigori ci sorridono, l'Italia batte 9-8 la Francia e centra il bronzo al campionati europei di hockey su pista a San Sadurn d'Oia in Spagna. Gli azzurri vanno sotto e rimontano, si fanno riagguantare nel supplementare e alla fine la spuntano. Confermato il terzo posto di Paredes nel 2021. L'Italia si conferma sul podio per la terza volta di fila, medaglia di bronzo dopo le edizioni del 2018 alla Corugna e 2021 a Paredes. Orfana dell'infortunato Francesco Compagno, Bruno Sgari e Francisco Ipinazzara in panchina per onor di firma, ha tirato un rigore nella serie. L'Italia è partita contratta, ma alla fine è riuscita davvero a centrare questo obiettivo sicuramente importante. Della comitiva facevano parte il Viareggini Elia Cinquini in forza al Forte dei Marmi, come Riccardo Ognata, i neoacquisti rossoblu Francisco Ipinazzara ex Trissino e Francesco Compagno ex Reus, oltre
l'allenatore in seconda Mirko De Gerone, attuale DS dell'Hockey Forte dei Marmi, via Regini Leonardo Barozzi, preparatore dei portieri, e Andrea Bevi, preparatore atletico. È tutto anche per la nostra pagina sportiva, rimanete con noi, tra poco la terza parte del TG Noi.